Quello che è accaduto a Francoforte, a Bruxelles, a Strasburgo, sui mercati internazionali di cambiamento, impone di fare ancora più velocemente le riforme, ancora con più determinazione le riforme. L'Italia può e deve mettere il turbo nelle riforme. Omnibus, allora, prima di presentare gli altri ospiti vado subito da Udo Gumpel, corrispondente per la televisione tedesca NTV, e volevo chiedere subito se queste parole di Renzi sono sufficienti a rassicurare la Germania. Si hanno rassicurato ieri a Firenze Angela Merkel e si rassicura la Germania, perché invece vediamo che c'è un clima, diciamo, di scontro fra Germania e Italia, almeno per quanto riguarda le banche. Cioè, allora, governatore Visco, sì, che è criticato da Weidmann. Ero presente e ho fatto anche la domanda da parte tedesca alla nostra cancelliera e anche al Presidente del Consiglio. Il clima che ho respirato, anche sentendo le persone, diciamo, dello staff, perché con Angela Merkel noi anche della stampa tedesca non avevamo un incontro nostro diciamo riservato, come delle volte succede in queste occasioni, ma abbiamo potuto parlare anche con degli industriali che la cancelliera aveva appena prima della conferenza sotto il Davide di Michelangelo aveva incontrato. Industriali tedeschi che sono presenti con le loro industrie in Italia, e loro hanno, a nostra sorpresa, posso dire noi perché ho parlato con i colleghi tedeschi presenti, hanno espresso un giudizio molto favorevole, soprattutto per quanto riguarda la riforma del mercato del lavoro, Jobs Act, e anche per il clima di maggiore certezza che si sta creando, nel senso della situazione. Loro si riferiscono naturalmente alle situazioni, diciamo, del mercato del lavoro, però anche ad una, diciamo, prospettata riforma della giustizia civile, perché la lentezza anche della giustizia civile è uno dei grossi problemi anche per un imprenditore che se ha da risolvere. Normalmente cerchiamo sempre di risolvere amichevolmente, però se ci sono da rivolgersi alla giustizia, se dura poi 20 anni, è chiaro che per un imprenditore non è proprio un invito a venire in Italia. Quindi, no? Insomma, queste parole qui, giudizio il turbo alle riforme e il giudizio positivo di questo incontro. Tutto quello che ho visto, e questo mi pare molto importante, il clima tra loro due, che in altri vertici che ho visto poco tempo fa era ancora sulla distanza, anche quasi di diffidenza, dico, da parte della parte tedesca, no? Matteo Renzi ha sempre tentato di portare la sua verve, il suo modo di essere molto amichevole, forse perché eravamo a Firenze, forse perché il clima, anche con le prime riforme portate a casa e anche la riforma istituzionale in dirittura d'arrivo, era molto disteso. E Angela Merkel ci ha raccontato, scusate se mi dilungo, ma era molto interessante, lei ha raccontato che lei tiene ormai una specie di agendina nella quale lei annota tutte le riforme, i passi, e lei ha detto: ma io ormai della giurisdizione sul lavoro italiano non so più di quella tedesca, perché Matteo Renzi lei diceva peraltro Matteo, gli dava del tu, e anche visibilmente contenta. Matteo la aggiorna. Esatto, e io penso, lo aggiorna continuamente, ed era molto, il clima credo che sia molto importante, disteso, e relazione a questo non darei, anche se naturalmente piace di più ai giornali, ai miei colleghi di trovare queste altre notizie, ma non darei troppo peso alle parole di Weidmann, perché è un po' anche la sua parte. Però che adesso deve ci fare, arriviamo. No? Allora, intanto presento gli altri ospiti, a cominciare dagli ospiti politici. Allora, intanto c'è Augusto Minzolini di Forza Italia, uno dei ribelli, falchi, no, falco non gli piace come parola, comunque diciamo quelli che hanno votato contro il patto del Nazareno al Senato. Poi a Torino in collegamento c'è Stefano Esposito, che invece è l'autore del Super Canguro, l'emendamento che conteneva il patto del Nazareno, mettiamola così, e che è passato con le polemiche e le lacerazioni di cui abbiamo parlato nei giorni scorsi. Buongiorno a Stefano Esposito.
Buongiorno. Buongiorno, poi in collegamento da Milano vedo Fabio Mussi, buongiorno, di Sinistra Ecologia e Libertà, però insomma ha una lunga storia politica alle spalle, conosce molto bene dal di dentro ovviamente il mondo post PC e anche quello PC prima, DS eccetera eccetera. Buongiorno. Buongiorno a Fabio da Mussi. Da Milano perché abbiamo il grande meeting di Cell Human Factor, non perché sia Salvini, diciamo. Questo mi sa che non lo pensava nessuno, Mussi, nessuno la paragonava a Salvini, se non altro perché lei ha i baffi, da Milano dove si guarda molto attentamente, con particolare attenzione alla Grecia, a Tsipras, e dove si spera, a differenza di altri paesi di Europa e di altre forze politiche, si spera nella vittoria di Tsipras, mi pare. Poi c'è Mario Lavia, giornalista di Europa, buongiorno. Vice direttore buongiorno. Di Europa, quindi in una fase professionalmente un po' complicata, che però anche questa è una vicenda che sta dentro le vicende del PD. Allora, io vorrei cominciare subito con Minzolini sulle parole che ci ha detto adesso Udo Gumpel, perché cominciamo da qui e poi naturalmente arriviamo a parlare anche del Quirinale, però l'incontro con Angela Merkel era molto importante, probabilmente importante, qualcuno lo scrive oggi anche sulla, diciamo così, come immagine rafforzata di Renzi anche nella trattativa per il Quirinale, non so se è così, ma comunque lei pensa che effettivamente si possa mettere poi il turbo alle riforme, o che invece le lacerazioni del Senato magari poi preludono a fasi conflittuali? Ma io penso, diciamo, ci sono delle riforme che sono davvero veramente importanti per rilanciare il Paese, altre meno, cioè nel senso che, ad esempio, che ti posso dire, se uno va a vedere la riforma elettorale o altro, sono cose che riguardano più le vicende italiane. Io però rispetto ai ruoli di tutti, cioè la cosa che è avvenuta, non dimentichiamola, è stata una grande iniziativa di Draghi. Io penso che quello che ha fatto Draghi, per quanto riguarda la lotta alla crisi... pensa a tutto me, c'è un problema di audio, di qualcosa che non so che cosa sia, però comunque, adesso si risolve. Contro la crisi economica credo sia un intervento, e anche diciamo in tutti questi anni, che forse supererà tutto quello che hanno fatto, diciamo, i governi Monti, Letta e Renzi insieme. E, da questo punto di vista rimane un problema, io penso che ci siano due posizioni diverse tra il governo tedesco e la banca Weidmann e tutto il resto. Per la banca centrale tedesca della Bundesbank. Però parto da un presupposto che, rispetto a quello che poteva essere il bazooka, mantenere quel problema del 20% su cui interviene soltanto la BCE, mentre il resto, diciamo, viene, è stata un'operazione. Io non sono d'accordo con Scalfari oggi. Scalfari dice: da questo punto di vista non è un problema, perché non arriveremo mai a dover... Spieghiamolo un momento, si tratta della condivisione del rischio, perché la condivisione del rischio viene lasciata per l'80% a carico delle banche. Scusate, la condivisione del rischio, infatti Augusto Minzolini ha perfettamente ragione, ha un senso da sottolineare solo nel caso che il Paese uscisse ma infatti... Finché si resta insieme, il rischio è condiviso. E il problema dell'80% che resta alla Banca Nazionale è solo... importante nel caso che qualcuno... Allora, è un invito a restare insieme, no, ma io questa è la cosa, io ed è allora d'accordo. Molto importante in questo senso. Però no? Io ho questa sensazione che sui mercati, visto che molto è stato fatto dalla speculazione, aver lasciato questa immagine può essere interpretato in questa maniera, ma può essere interpretato come se di fatto nell'insieme non c'è una fiducia totale sulle prospettive future di questo o quell'altro paese, che è un po' poi il tipo della polemica che è nata poi tra Visco e... Però la mancanza di fiducia aveva delle ragioni molto molto forti. La prima ragione era la truffa perpetuata dal governo greco per 8 lunghi anni, prima che il ministro delle finanze greco si mise davanti al Parlamento greco ad ammettere che il deficit non era il 3 ma il 14%, poi abbiamo scoperto che era il 20%, dunque che avevano per 8 lunghi anni finanziato
le assunzioni di Stato, abbassamento delle pensioni, aumenti di stipendi, tutto il ben di Dio che è andato sul popolo greco per 8 anni, di cui adesso hanno dovuto rinunciare. Questo naturalmente è molto più grave psicologicamente ma anche economicamente, che però questa era tutta una bugia. Allora l'Europa si regge sulla fiducia, perché sono paesi e sono governi, e se un paese viene governato da una classe politica che ha mentito al proprio popolo, ai partner europei, questo è uno dei motivi per cui è venuto meno la fiducia, ed è anche meno venuta la fiducia nei confronti dell'Italia, del governo italiano nel 2011, quando Silvio Berlusconi e il suo governo hanno promesso delle riforme, e Draghi si era messo in realtà molto al di là del mandato della BCE, comprando titoli italiani, spagnoli, greci, che non era in quel momento, non esisteva nessun accordo all'interno del board, e il governo Berlusconi promise riforme che poi, appena tornato, si rimangiò tutto. Questo era un altro atto di sfiducia nei confronti della parola data, e questo è molto importante. Soltanto un argomento, sì. Però io penso, questo diciamo è l'elemento che noi vediamo di qua, che nell'intervento che c'è stato da parte della BCE di Draghi, una spinta è venuta pure dalla vicenda greca, cioè nel senso che se non esistesse Tsipras, se non ci fosse diciamo chi dice, se noi andiamo avanti così, questa Europa salta e noi ce ne andiamo, probabilmente, e non per nulla è stato fatto alla vigilia delle elezioni greche, probabilmente questa cosa non ci sarebbe stata. Per cui chiamiamolo che c'è una sorta di virtuosismo pazzesco, diciamo, in questo... Però che è cambiato qualcosa. È il problema del periodo, sì, della Grecia... Sì, però un momento, perché vorrei sentire anche... Non c'era nulla, non c'era OMT, non c'era il salvo, certo, Stati, non c'era c'è nulla. C'è una storia che ha portato a questa decisione, sì, però sì, sì. Minzolini notava, diciamo, l'aspetto politico, la tempistica, insomma, infatti, leggeva come a favore della mossa di Draghi. Allora, vorrei sapere che cosa ne pensa Mussi, e poi però vedere se anche queste critiche, appunto, che vengono dal governatore della Banca Centrale Tedesca, che invece dice adesso l'Italia corre il rischio di non farle queste riforme. Mussi. A Firenze le serenate e a Francoforte le cannonate. Ringrazio intanto Minzolini per il sostegno a Tsipras e a Siriza, che è una notizia. No, io dico, diciamo, ci sono dei virtuosismi, sì, nella storia, vedi? Sì, vorrei ricordare, a proposito della truffa del passato, un passato governo greco che ha falsificato il bilancio, che noi veniamo da una crisi che ha mostrato, siamo immersi in una crisi, non solo italiana ed europea, che ha mostrato come i maggiori istituti finanziari del mondo avessero truccato i bilanci. Vorrei ricordare agli illustri ospiti dello studio che sono sotto processo per aver manipolato gli Euribor e i Libor, cioè il prezzo del denaro, i tassi di riferimento, di avere manipolato il cambio delle monete, e persino c'è un processo aperto per aver manipolato il prezzo dell'oro, tutte le maggiori banche europee e americane. Il punto è che mentre la Grecia è stata lasciata affondare, impoverendo a dismisura il popolo greco, e bastavano, quando è iniziata la crisi, 80 miliardi di euro per salvare la Grecia, per salvare le banche sono stati impegnati dall'Europa e dagli Stati Uniti migliaia, migliaia, migliaia di miliardi di euro e di dollari. Quindi c'è un doppio trattamento. Se sono popoli si ammazzano, se sono banche si salvano. Bisognerebbe cominciare, visto che vengo dal nostro convegno che si chiama Fattore Umano, a invertire quest'ordine di priorità. La mossa di Draghi, naturalmente, può darsi anche che Tsipras abbia avuto una qualche funzione, alleggerisce un po' la pressione sulle economie europee, mi auguro che produca qualche effetto positivo, non credo che sia risolutiva se non si fanno una serie di cose che cambino il sistema, la struttura del sistema. Vedo che la Merkel apprezza, diciamo, il Jobs Act,
la riduzione dei diritti del lavoro in Italia, la flessibilità ulteriore che è stata introdotta. Vorrei ricordare alla signora Merkel che secondo gli indici di protezione del lavoro dell'OCSE, l'indice di protezione del lavoro in Germania è molto più alto che in Italia. Quindi apprezzare prima del Jobs Act, apprezzare il fatto che in Italia si riduca ancora la protezione, non mi pare una cosa molto elegante. Tra l'altro, rendendo sempre più flessibile il lavoro, si cura la malattia con i virus che l'hanno provocata. Perché allora, mettiamo... la crisi è una crisi da collasso della domanda e da sovrapproduzione, cioè la costante riduzione del salario, che sarà l'effetto del Jobs Act, provocherà un aggravamento della crisi, non un suo miglioramento. Allora, Stefano Esposito, chiedo anche la sua di opinione, ovviamente, sul tema delle riforme. Adesso lei è naturalmente un senatore del Partito Democratico renziano, quindi diciamo, la risposta, diciamo, il commento sull'affermazione ora si mette il turbo alle riforme mi sembra scontato, però le chiedo, visto che lei è in un Senato dove si è visto anche un'alta conflittualità interna, se insomma queste riforme hanno poi la possibilità, diciamo così, di passare nel Parlamento, per come abbiamo visto che in effetti al Senato l'Italicum poi è passato, però. Ma intanto solo una battuta, perché un giorno sono renziano, un altro giorno ritorno ad essere una minoranza, l'etichettatura me la eviterei volentieri. Detto questo, io credo che intanto l'operazione Draghi... L'etichettatura non la vuole, però... Non sono cambiato, cioè sono rimasto quello che ero. Era nei Giovani Turchi, però lei, no? E continuo a essere nei Giovani Turchi, il solo fatto di essere leale e avere delle opinioni che sono in linea con le posizioni politiche del Partito Democratico non mi trasforma immediatamente in uno di quelli che deve saltare per forza sul carro renziano. Lo dico solo per precisione, poi ognuno naturalmente può continuare a dare le etichette che vuole, visto che noi ho quell'occasione lo dico. No, a me pare che l'operazione bazooka di Draghi possa essere davvero la svolta per l'economia europea e può dare uno straordinario aiuto anche all'Italia. Io capisco che naturalmente rispetto l'opinione di Mussi che anche di fronte a scenari come quelli che si paventano con l'operazione Draghi noi continuamente conduciamo il nostro dibattito sulla polemica interna, lo capisco, me ne rendo conto, è forse uno dei limiti italiani. Io credo che però sulle riforme ormai siamo arrivati al punto di non ritorno, o meglio, la legge elettorale martedì uscirà dal Senato e andrà alla Camera nei tempi e nei modi in cui si deciderà, ma credo in tempi brevi. La riforma istituzionale dopo il voto sul Presidente della Repubblica finirà il suo passaggio alla Camera e tornerà al Senato, io credo che non ci saranno particolari modifiche da fare. Se riusciamo a non incartarci sul Presidente della Repubblica, cosa che auspico, io credo che potremmo utilizzare il mese di febbraio per finalmente dare e occuparci seriamente anche dell'aspetto sociale. Faccio un accenno per spiegarmi. L'intervento del Ministro Poletti che dice dobbiamo intervenire sul tema degli esodati e sulla parte di legge Fornero che ha generato quel tipo di problema, perché altrimenti ci troveremo di fronte ad una situazione grave, io credo che sia il segnale dal quale ripartire. Oggi abbiamo impiegato questi mesi per mettere in campo le riforme istituzionali, per fare alcune operazioni per il rilancio del Paese attraverso Sblocca Italia e legge di stabilità, naturalmente non sono ancora sufficienti. Oggi, se superiamo, come io mi auguro, in un tempo ragionevolmente breve e con una scelta la più ampia possibile, la vicenda del Presidente della Repubblica, dobbiamo poi mettere seriamente la testa sulle riforme che possono risolvere alcune questioni di carattere sociale. Ho citato la questione che ha posto Poletti perché credo che da lì poi si possa sviluppare un'altra serie di questioni. Io credo che forse il 2015 potrebbe davvero essere il momento in cui anche l'Italia esce, tira fuori il naso dalla crisi che sono molto pesante, che ci attanaglia da anni. Allora, ci fermiamo per la pubblicità, chiedo scusa a Mario Lavia, poi rientriamo con lui subito dopo, fra poco.
Abbiamo visto ieri le decisioni dell'ICB sul QE, sulle decisioni della Banca Centrale Europea sul quantitative easing, e abbiamo anche visto come l'euro stia recuperando un proprio posizionamento rispetto al dollaro. Questi quattro fattori, piano investimenti, comunicazione sulla flessibilità, dollaro-euro, QE, sono argomenti molto molto importanti accaduti nel giro dell'ultimo mese. Magari non sempre abbiamo le stesse opinioni sulle questioni economiche, come è naturale, anche io veniamo da due storie diverse, da due partiti politici diversi, ma credo che siano il simbolo di un compromesso importante, significativo, i primi segnali che io giudico come positivi. Tutto questo, tutti questi cambiamenti che la politica economica europea sta vivendo, non devono però far fermare o bloccare il percorso di riforme che i singoli paesi stanno facendo. Io parlo del mio, non parlo degli altri paesi. Allora, Mario Lavia, questo vertice di Firenze, anche alla luce delle cose, dei commenti e anche della cronaca che ha fatto prima Udo Gumpel, è qualcosa che potrà pesare in positivo sulla forza negoziale di Renzi nella partita per il Quirinale, o invece semplicemente fa capire che non vuole concorrenza, diciamo, nella politica internazionale da un futuro capo dello Stato? Insomma, adesso non è che c'è un nesso proprio così meccanico fra il vertice di Firenze e la partita del Quirinale, però c'è un fatto, diciamo, di clima. Immagine. Di clima politico, diciamo, non è solo una questione di sostanza, e cioè il fatto che Renzi e il governo italiano adesso, secondo me abbastanza oggettivamente, insomma il mio è un parere, però secondo me è una cosa abbastanza oggettiva, ha acquistato una sua centralità, forse un termine enfatico, ma insomma un suo peso nello scenario europeo che prima non aveva. Non aveva con Letta, non aveva nemmeno con Monti, fatto salvo l'emergenza, e non aveva soprattutto con Berlusconi. Questo è, per riagganciarmi alle questioni della scelta di Draghi, le cose che si dicevano io le condivido, però la cosa di Draghi secondo me è stata possibile anche perché è cambiato, diciamo, un certo contesto europeo, cioè è cambiato anche qui un clima politico che non vede più la sola Germania arbitro assoluto delle politiche europee, ma vede un concorso, diciamo, di movimenti, di forze, di idee, di pressioni politiche e di azioni governative che tendono a dire che l'agenda impostata a suo tempo dalla Merkel è un'agenda che deve cambiare e deve lasciare più spazio, diciamo, a quella che viene definita la crescita, politiche più espansive, via dicendo. Cioè, in altri termini, secondo me la scelta di Draghi non poteva essere fatta un anno fa, infatti non è stata fatta un anno fa, è stata fatta oggi, perché oggi ci sono condizioni politiche europee che l'hanno consentita. Quindi, riassumendo, io penso che il governo Renzi esce più forte da questa vicenda del combinato, diciamo, fra la scelta di Draghi e il vertice con la Merkel, e secondo me ha anche superato la questione, una strettoia terribile che era quella delle riforme, della legge elettorale in particolare. Il governo l'ha superata perché il Senato, diciamo, è stato invece rinviato a dopo il Quirinale, ma sì, però quello è uno slittamento che non sembra avere, diciamo, una conseguenza. La legge elettorale è stata fatta, martedì viene fatta, poi deve perché tornare si alla è riaffermata, diciamo, non tanto perché questa non era in discussione, la leadership di Renzi nel Partito Democratico, ma la leadership di Berlusconi dentro Forza Italia. Cioè il patto famoso del Nazareno ha tenuto perché hanno ottenuto le due leadership di questi due partiti. Allora, io prima di andare ovviamente su questo e sulla partita per il Quirinale vorrei chiedere un'ultima cosa a Udo Gumpel, cioè perché il presidente della Banca Nazionale Centrale Tedesca, Weidmann, ha detto ieri è chiaro che l'acquisto di titoli riduce le pressioni sulla Francia e sull'Italia, tanto che oggi Visco deve dire no. Grazie alla BCE c'è meno incertezza e fare le riforme più facile. Allora, perché ci sono queste resistenze? E poi ha ragione Mario Lavia quando dice che la Merkel non è più centrale, perché a me invece ha colpito l'immagine della Merkel con il suo taccuino che segna tutte le riforme. La Merkel non era mai prima centrale né come adesso lo è, perché le decisioni
anche nelle board dell'euro vengono presi tutti quanti con col voto di tutti i paesi dell'euro. È chiaro che chi alla Banca Centrale Europea ha il 20% del capitale conta di più chi ha 1%, questo è logico, però è comunque le decisioni anche all'interno del board, ovvero del governo della Banca Centrale Europea, hanno visto negli ultimi anni, non da adesso, non dipende appunto da un fattore Renzi o qualcosa del genere, hanno sempre visto Weidmann e alcuni in minoranza. Però la BCE, prima di prendere questa decisione storica della emissione di liquidità, no? E cercherei anche, consiglio a Renzi, di evitare gli anglicismi come QE o no? Vabbè, questo sarà stato in quel momento l'emozione del momento, ha preso una decisione molto importante, ha detto all'unanimità la decisione sull'emissione di liquidità, ovvero su comprare titoli sovrani degli stati, e nelle competenze della Banca Centrale Europea, perché questo è il suo compito principale, stabilità dell'area dell'euro, e se in un'altra o nell'altra direzione viene a mancare la stabilità è compito della BCE. Questa era una decisione presa anche con il voto favorevole della Germania e di tutti gli altri paesi. Dunque, prima si è detto siamo competenti e siamo originariamente competenti, mentre la BCE all'epoca delle prime decisioni di 4 anni fa in realtà è andato oltre il suo mandato, perché ha preso... Ma perché, perché c'è questo atteggiamento nei confronti dell'Italia, quindi resiste nonostante... Io penso che è una posizione che Weidmann rappresenta minoritaria in Germania, non è la posizione, come abbiamo capito anche dalle parole dirette, espresse in modo molto esplicito, anche io ho chiesto alla Angela Merkel. Sì, questo ce l'avevi detto. E io ho chiesto a lei, ma questo apporta questa diciamo liquidità, la doccia calda del denaro fresco, ho chiesto a lei, porterà secondo lei ad un allentamento della tensione a fare riforme? E lei ha detto di no. No, al contrario, sono convinto che il passo dell'Italia, così come degli altri paesi, sarà accelerato, perché questo è, diciamo, crea un clima favorevole. Quindi Weidmann fa Weidmann. Weidmann fa Weidmann, ma non è che Weidmann, come suggerisce Mussi, fa in realtà la vera Germania e la Merkel fa solo le sviolinate a Firenze perché si siamo sotto. Una cosa, perché altrimenti ci sembra che stiamo andando su una cosa, perché ho visto pure qualche battuta prima su Berlusconi via dicendo. Qui c'è un problema di fondo. Noi stiamo facendo quello che l'America ha fatto 5 anni fa, esattamente 5 anni fa. Cioè il meccanismo europeo, con Germania, quello e quell'altro, ci ha portato a fare la stessa terapia, che tra parentesi diceva pure Berlusconi all'epoca, te lo ricorderai, no? Dobbiamo stampare moneta, queste che poi diventano degli slogan che rimangono per aria. Però quella era un'intuizione. Noi facciamo la stessa operazione che ha portato gli Stati Uniti, il discorso di Obama di 2 giorni fa, a dire siamo usciti dalla crisi. Lo facciamo 5 anni dopo. 5 anni dopo, il che c'è un problema di istituzione europea che non ha quella capacità di intervenire, perché quella di cui stiamo parlando non era una crisi dell'Europa, era una crisi internazionale, in questa ragione Mussi. E noi quando interveniamo con questa, diciamo, capacità reattiva. Ecco, questo è un dramma su cui dovrebbe riflettere anche la Germania. Questo voleva dire Mizzolini. Prego, Mussi. No, mi fa piacere che Merkel e Renzi si siano piaciuti, diciamo, ma ne ho visti troppi di vertici per entusiasmarmi dell'ultimo. Anch'io penso che occorra fare le riforme. Il paragone che faceva Mizzolini con gli Stati Uniti, voglio solo qui ricordare, così, ma per utilità della discussione. Primo, che la Federal Reserve ha stampato dollari e acquistato titoli per un ammontare che è 5 volte quello annunciato dalla BCE. Secondo, che il Jobs Act di Obama è piuttosto diverso da quello di Renzi, perché quello di Renzi è la flessibilità in aumento del mercato del lavoro. Quello di Obama prevedeva e investiva quasi 1.000 miliardi di dollari in investimenti pubblici volti a creare lavoro. Anch'io penso che occorra accelerare sulle riforme. Poi Renzi
ha detto che ci vuole il turbo. Voglio ricordare che si era insediato annunciando il programma di 100 giorni, dopo qualche mese è diventato dei 1000, quindi ha spento un paio di cilindri piuttosto che mettere il turbo. Ma, per esempio, ricordo dopo la crisi del 29 un piano di riforme che fu quello di Roosevelt e di Keynes. Ricordo proprio, mi ci vuole 10 secondi, tre cose che vennero fatte. Primo, venne portata l'aliquota massima per i grandi redditi al 90%. Per evitare esagerati accumuli patrimoniali. Secondo, venne separato, legge Glass-Steagall, le banche d'affari dalle banche di investimento. Cioè la speculazione si può fare ma con i capitali tuoi, non con i risparmi di tutti. Legge che venne abrogata nel 99 negli Stati Uniti e in Italia qualche anno prima, nel 92, consentendo alle banche di poter utilizzare i risparmi del mondo intero per fare la speculazione finanziaria. Terzo, dopo il 1929, il massiccio intervento sulla domanda aggregata per creare lavoro e consumo di massa. Oggi di tutto questo non vedo il segno. Si diciamo che non è facilissimo, però prego, no, può insomma concludere e poi... No, volevo dire che di una nuova politica economica e sociale, io apprezzo quello che ha fatto Draghi, spero che allenti almeno un po' questa pressione. Anche se anche noi dovremmo rivedere gli accordi, come ha annunciato Tsipras, è vero? Ecco, perché... lei crede che questa, diciamo, che questa sfida sia giusta, questa di dire non rispettiamo i patti, però lì, insomma... Beh, ma noi qui in Italia abbiamo fatto, con il voto congiunto di PD e Forza Italia, delle cose pazzesche. Abbiamo sottoscritto il fiscal compact, cioè il dimezzamento in 20 anni del nostro debito pubblico, che è un'impresa manifestamente impossibile e suicida. E abbiamo persino, cosa che nessuno cosa ci chiedeva... È un po' difficile, diciamo, uscire da questi trattati, non... Questi non sono trattati, ecco. Questi sono accordi successivi, sì, diciamo. Accordi successivi. Non stanno nei trattati costitutivi. Il pareggio è in Costituzione nostra. E il pareggio è in Costituzione, esatto. Il pareggio è in Costituzione. Allora, però, io vorrei andare invece da Stefano Esposito, perché... noi in questo clima anche internazionale, appunto, abbiamo visto la decisione di Draghi da un lato, grande attesa per quello che accadrà in Grecia, perché la sfida di Tsipras è sicuramente una cosa che poi, appunto, vedremo anche quali possono essere le tentazioni per la minoranza del PD, oltre che per SEL, come ci sta dicendo Mussi. Però è in questo clima che si va proprio ai giorni decisivi per la scelta del capo dello Stato. Allora vorrei chiedere a Stefano Esposito se condivide il titolo dell'Huffington Post, eccolo qui, ce l'ho sull'iPad, l'obiettivo è recuperare Bersani, è così, Stefano Esposito? Ma io lo condivido, l'ho visto ieri sera, mi auguro che sia esattamente questo il lavoro che in queste ore Renzi, e non solo Renzi, sta conducendo, anche perché senza voler dare personalizzare, io credo che Pierluigi Bersani rimanga all'interno della minoranza del PD la figura equilibrata, interessato a una soluzione e sicuramente non proiettato né a potenziali scissioni, ma guardi, su questo tema della scissione o dell'uscita di alcuni, io penso che stiamo parlando di alcuni dirigenti, non stiamo parlando di uscite di massa, e mi auguro che su questo terreno del Quirinale si trovi rapidamente un accordo tra Renzi e Bersani, perché guardi, lei però non ha aiutato tanto, dicendo, dando dei parassiti a Fassina, Civati... Fassina e Civati, io però vorrei che facessimo un po' di chiarezza tra di noi e colgo l'occasione. Continuare a sparare a zero sul Partito Democratico da parte di Civati, adesso Fassina si è aggregato anche lui, purtroppo me ne dispiaccio perché
di Stefano ho sempre avuto un'opinione particolarmente significativa dal punto di vista anche delle sue qualità. Farlo continuamente tutti i giorni, definendo questo partito di destra, affiancando Renzi a Berlusconi, dicendo che chi segue la linea del partito è sostanzialmente venduto a qualche patto strano, francamente che adesso ci si concentri così tanto sul fatto che io confermo che si tratta di parassitismo politico e si faccia finta di nulla tutti i giorni rispetto agli attacchi che vengono rivolti da questi dirigenti al PD solo per ragioni di visibilità personale, per magari precostituire le condizioni di una loro uscita, francamente continuo a ribadire che questo atteggiamento fa male al Partito Democratico, è sbagliato e ha un profilo di parassitismo politico, perché se io non dovessi più condividere nulla del mio partito, nulla, al punto da definirlo un partito di destra, non continuo a starci dentro, me ne vado e accetto la sfida politica dignitosa di una del confronto con gli elettori. Il mio processo politico, il mio progetto politico è un altro e sfido il Partito Democratico andando dagli elettori a cercare il voto. Così si continua a star dentro. Ma mi sembra normale che un dirigente di punta come Civati lanci una proposta politica alternativa a quello che su cui sta lavorando il Partito Democratico? Ma a nessuno viene in mente di dire che è una cosa anomala rimanendo del Partito Democratico? Il candidato anti-Nazareno proposto a 5 Stelle anche a Sell, naturalmente. Insomma, allora, all'opposizione. Sorride, Minzolini, perché sorride? Per una cosa sola, perché... Nel senso, all'opposizione, cioè stiamo... Insomma, Minzolini difenderà Civati, adesso avremo questa... Non voglio difendere Civati, però dico una cosa, ma vi ricordate quello che diceva Renzi quando era minoranza del PD? Cioè, ha fatto delle politiche alternative. Adesso non so se è vera quella cosa di Fassina e non mi interessa. Però è sempre stata una cosa Fassina, alternativa. Fassina 101, veramente è stato smentito da Cooperlo, proprio sì, qui a Omnibus. Ma ha detto non è Renzi. No, io non so chi è stato Renzi o meno, però sto dicendo che la politica di Renzi, giustamente, in quel momento, era estremamente alternativa alla linea di Bersani. Sì, ma non c'è, sono cose diverse però. No, lasciamo perdere, perché io dico, cioè si è sempre detto così. Ma la lotta interna è una cosa normale. Ma la lotta interna viene fatta, ma io non capisco, cioè c'è una sorta di... Un partito non è un ring, un partito normale, democratico, prende a maggioranza una decisione. Ricordate, se la maggioranza... Ma l'espressione stessa, l'espressione stessa, scusate, di rottamazione, c'è politicamente, c'è una cosa che io poi tutto rispetto, ma come rispettavo all'epoca Renzi faceva bene, non capisco perché uno deve scandalizzarsi per quello che fa Civati o fa Fassina. Però Renzi ha perso, Minzolini, ha perso le primarie, è andato a fare la campagna elettorale per Bersani, mi sembra differenza. Che sia stata andata così. Beh, uno che ha espresso una opinione diversa perde in direzione, perde in un organo eletto democraticamente, scusami, e anche il Quirinale faranno sì, però, insieme io chiederei a Fabio Mussi, che è stato un dirigente di primissimo piano del PC e poi del PDS, dei DS, e di lotte ne ha viste, che ha fatto tante battaglie interne, la battaglia interna si fa, poi a un certo punto però ha preso atto di una e ha fatto una scelta molto forte e molto anche dolorosa, cioè quella di uscire. Mussi, io non so se Mussi, sia possibile. Come le vede questo scambio, questa fase interna? Lei li conosce molto bene. Io ogni sera faccio sacrifici rituali al Dio che mi suggerì quando si formò DS, il PD, c'erano i DS prima, mi suggerì di non aderire al Partito Democratico, fece un intervento al congresso esponendo le idee mie e di molti altri, diciamo, che non condividevano la strada intrapresa, e naturalmente con molto rispetto, senza accusare nessuno di essere spia e traditore, e non aderimmo, ne restammo fuori, e ho avuto molte ragioni di conforto di questa scelta con gli anni che poi sono venuti. Certo, Renzi, quando non era segretario del PD, non è che ci sia andato di scartino, perché la campagna sulla rottamazione, cioè lui ha fatto una prolungata campagna indicando i suoi dirigenti del tempo come rottamandi, come gente da rottamare, che non è una cosa molto carina, non è molto cortese, diciamo, non è molto elegante. Anch'io ritengo
lo dico con molto affetto per i compagni e minoranza del PD, che c'è una linea d'ombra al di sotto della quale, come dire, si contiene un dissenso interno, un dissenso dalla maggioranza del proprio partito, in un limite che ci consente di stare insieme. Io, per esempio, il primo mio gesto di disobbedienza è stato alla Camera su una mozione sul ritiro delle truppe italiane dall'Iraq. Il mio partito era contrario al ritiro, io votai una mozione favorevole al ritiro. Ovviamente anche in quel caso avevo ragione io, lo dico senza iattanza, perché la questione della guerra supera, diciamo, persino le ragioni di un'appartenenza comune ad un partito. C'è però sopra questa linea d'ombra un livello di dissenso oltre il quale penso che sia opportuno che si facciano scelte diverse. E penso che oggi sia giunto il momento di provare se il piccolo partito, 1 milione di voti. Se le accoglierebbe, le accoglierebbe. Ma no, io non voglio accogliere, noi domani annunceremo che siamo disposti, pronti a fare zero e ricominciare da capo per formare una sinistra politica italiana innovativa che oggi non c'è. Con tutti quelli che hanno intenzione di condividere questo processo. Sul Quirinale mi sembra che sia caduto nel vuoto l'appello al candidato anti-Nazareno che hanno fatto ieri Civati. Ma perché è una sciocchezza, scusami. Intanto non c'è un candidato. E non è detto che ci sarà un candidato del Nazareno. Chi l'ha detto? Se ogni poche settimane Renzi e Berlusconi si chiudono in una stanza e che poi ne escono con degli annunci, qualche sospetto che non si tratti di una cotta temporanea ma di un amore duraturo viene, sai? Sì, ma non è affatto detto che ci debba essere il candidato di Berlusconi e di Renzi insieme, non è affatto detto. Secondo Mario Lavia, l'obiettivo è recuperare Bersani, cioè che il fatto del Nazareno debba recuperare Renzi. Che venga votato dal PD, dal centro e da SEL magari. Allora, ci fermiamo per la pubblicità, così prima della pubblicità dico che il giornale scrive questo, che gli Stati Uniti vogliono Amato, la Merkel chiede Casini e Renzi punta su Rutelli. Udo Gumpel, la Merkel vuole Casini. Mai saputo questo, devono vedere fonti molto particolari. Il giornale, dopo la pubblicità. Secondo me la fonte è Casini. Del giornale. O la Merkel non vuole Casini. Civati dice un nome del PD che non sia espressione del patto del Nazareno. Noi stiamo riunendo adesso la segreteria, abbiamo immaginato un percorso che coinvolga tutto il Partito Democratico, se Civati fa le sue proposte dentro il PD le ascolteremo. Grazie. Grazie. Il calendario delle delegazioni e incontri? Adesso, penso che le faremo nella giornata di martedì e poi continueremo mercoledì. Ma i nomi dei Prodi in campo? I nomi li decideremo nei prossimi giorni, grazie. Iniziamo un percorso per provare ad arrivare alla scadenza di giovedì preparati e pronti per un obiettivo che è fondamentale per tutti noi, cioè eleggere un Presidente della Repubblica nel più breve tempo possibile. Gli incontri con le delegazioni cominceranno dal PD o dalle altre forze politiche? Ma io penso che dobbiamo prima di tutto parlare con i gruppi del PD, questa è la mia opinione. Grazie. Sì, abbiamo innanzitutto riconfermato il metodo che è stato votato dalla direzione, cioè si parte dal Partito Democratico, svolgeremo nella giornata di lunedì le assemblee dei gruppi parlamentari, prima la Camera e poi il Senato. Dopo le assemblee dei gruppi parlamentari inizieremo martedì con un giro di orizzonte con tutte le forze politiche presenti in Parlamento per confrontarci con esse sul metodo e anche sulle modalità con le quali intendiamo affrontare
l'elezione del Presidente della Repubblica, con l'obiettivo di arrivare a costruire un'ampia convergenza su un nome condiviso che sia autorevole e che sia in grado di rappresentare gli italiani. L'assemblea dei grandi elettori del PD sarà alla vigilia dell'inizio delle votazioni, quindi insomma oggi abbiamo riconfermato questo percorso e inizieremo appunto nella prossima settimana. Questo lo decideremo dopo il giro di orizzonte con tutte le forze politiche, dopo aver sentito i gruppi parlamentari e dopo aver svolto l'assemblea dei grandi elettori. Ma secondo lei, visto che stanno a proposta la scheda bianca, lei che pensa? Vedremo la modalità migliore per arrivare in maniera ordinata a scegliere il Presidente della Repubblica. Allora, era il vice segretario del Partito Democratico Guerini, prima e dopo la segreteria del PD che si è riunita ieri pomeriggio con Renzi, avete visto arrivare. Allora, Stefano Esposito, ma se è possibile ricompattare il PD, su quale nome, visto il tasso di divisione anche delle correnti fra loro? Adesso naturalmente so che siamo nel totonomi, ne girano di tutti i tipi, ma il profilo deve essere un politico, deve essere ci sono veramente i veti sui segretari, può essere, ieri circolava il nome, c'era un lavorio, il nome di Veltroni, può essere una figura di questo tipo, un nome che tiene insieme la minoranza, o Anna Finocchiaro, o invece poi gli odi fra correnti magari certo, non aiutano neanche questo tipo di elezione. Naturalmente sui nomi ognuno ha le proprie preferenze, io personalmente lo dirò anche lunedì, credo ci sarà la possibilità di intervenire, credo che se si potesse convergere su una figura come quella di Anna Finocchiaro, secondo me sarebbe un grande risultato, ma detto questo non è un problema di nomi naturalmente, io credo che non ci sia nessun veto neanche sulla questione degli ex segretari, penso che sia necessaria una figura politica che abbia la capacità di creare le condizioni di un po' di empatia con il Paese, però. Lo dico perché credo che noi dobbiamo sempre tenere presente che siamo in uno dei momenti più bassi del rapporto tra istituzione e politica. La Presidenza della Repubblica in questi anni, lunghi anni, della Presidenza Napolitano, ha comunque mantenuto un prestigio, una forza, un rapporto con i cittadini importante. Ecco, io credo che la figura del Presidente della Repubblica che noi dobbiamo immaginare abbia questa capacità di mantenere forte il rapporto tra l'istituzione e i cittadini. Mi permetto solo una battuta in conclusione. Si continua a parlare del candidato del Nazareno, il patto del Nazareno, ma faccio io una domanda coloro che continuano a lavorare contro, ma di tutti i nomi usciti oggi c'è qualcuno di questi nomi che si potrebbe dire essere un compromesso del diavolo tra Berlusconi e Renzi, cioè Finocchiaro, Veltroni, Fassino, Mattarella, cioè sarebbero nomi così indecenti per fare il Presidente della Repubblica? A me paiono nomi di grande qualità. Dove sarebbe, se fosse uno di questi nomi condiviso anche da Berlusconi, il dramma di vederlo votare dal PD e da Forza Italia? Lo chiedo a Minzolini, cioè, che so essere ad avere un'altra posizione, ma lo chiedo anche ai detrattori del PD. Già detto. Vabbè, Minzolini, questa domanda, allora Minzolini. Non è fittiano, è minzoliniano, però è oppositore del patto, come risponde? Ma io guarda, sono d'accordo con quello che dice Lavia o quello che dice io, ad esempio questa storia qui del patto, e ti spiego, non ci credo, nel senso che cosa ha fatto Renzi? Renzi è quello che ha acquisito una centralità all'interno dello scenario politico italiano. Questo è il punto. A me ricorda, se posso dirti una cosa, visto che ne ho fatti tanti facendo il giornalista di elezione del Presidente, questa cosa qui dei gruppi parlamentari ricorda la liturgia democristiana, quella di un tempo, nel senso che vedono lì e poi vedono qual è il tipo di alleanze che vanno a fare. Veltroni mi ricorda anche Forlani. Forlani, questo qui diciamo che non riesce a definirlo, a catalogarlo e quindi è sempre però un candidato. Il paragone non porta a ma io posso dire le mie impressioni. Per affossarlo, adesso l'hai detto. Comunque io parto da questo presupposto. Che cosa fa Renzi? Renzi, ed è l'errore per cui non sono stato d'accordo con la linea di Forza Italia. Prima ha chiesto due cose che erano importantissime, perché quello che gli ha dato Forza Italia, tantissimo. Cioè, sia una riforma costituzionale che dentro di Forza Italia è giudicata negativamente, una legge elettorale che dentro Forza Italia è giudicata negativamente.
prova ne è che durante il dibattito la posizione ufficiale di Forza Italia non è stata mai espressa, non c'è stato un intervento al Senato a favore della legge. Allora, tutto questo è motivato con che cosa? Con il fatto che avremo un presidente non ostile. Ma lo schema di Renzi è un altro. Renzi adesso comincerà nuovamente a tentare di trovare un nome che sia, diciamo, più dalla sua parte che rispetto all'attesa della minoranza, con tutto il PD. Se gli riuscirà un'operazione del genere, poi lo proverà Forza Italia. Se non gli riuscirà, andrà da Forza Italia e dirà: io vi propongo questo, accettatelo, perché se non lo accettate dovrò fare una concessione alla minoranza PD. Questa è la centralità politica. Allora io mi dico, per quale motivo uno, prima di sapere qual era l'identikit, il nome del personaggio che va al Quirinale, doveva dare tutto quello che ha dato a Renzi? Perché abbiamo fatto solamente il gioco di Renzi. Ti faccio un esempio per essere più chiari. È un conto se tu lì arrivi con un nome che può venire dalla sinistra, ma sta bene anche al centro-destra, faccio quello di Amato o faccio quello di altri. Ma è un conto invece se tu mi vuoi far passare come una grande operazione di patto del Nazareno, nomi come ha fatto anche Esposito, tipo Mattarella o tipo la stessa Finocchiaro, ma per un motivo molto semplice, perché la Finocchiaro è quella che io intanto sono uno che i nomi li fa, a differenza di altri, sono chiaro. Se tu nel ruolo che hai avuto al Senato è stato quello di far passare la riforma costituzionale in una certa maniera, come presidente, diciamo, della commissione, in cui lì ci sono stati dei problemi regolamentari, ci sono state delle forzature non indifferenti. Quindi non è stata di garanzia, questa è la critica. Non dico che è stata di garanzia, sicuramente ha favorito, è stata, diciamo, non diciamo di garanzia, però di fatto ha orientato anche in questa occasione dell'Italico, perché dell'Italico lei si è spostata, quindi di fatto dentro il dibattito in aula chi ha gestito l'intero dibattito è stato il governo, nei fatti, perché mancando il relatore questo è avvenuto. Allora, facciamo a capirci, se tu fai un discorso di patto del Nazareno e lo orienti su un nome, allora quel nome deve essere così caratterizzante per cui uno lo sa e sappiamo benissimo quali sono. Ma ragiona così Berlusconi, secondo te? Cioè, non lo so, io questo non lo so, io però il punto qual è? Perché se no, allora qual è il vantaggio di Berlusconi? Bravissima, ed è qui la differenza. Allora, quello che io dico, allora, se fosse arrivato un Mattarello, una Finocchiaro, senza aver dato prima la legge elettorale che non ti piace e la riforma costituzionale che non ti piace, ok, va bene. Ma se invece avviene sull'onda di questo, allora c'è qualcosa che non va di questo patto. Cioè c'è un altro pezzetto che non è quello che penso io. È un patto a senso unico. Un patto a senso unico che premia la capacità di Renzi e l'incapacità degli altri di conquistare il centro della scena politica in Italia. Però deve avere, allora c'è il tema del fuorisacco, di quello che non sappiamo del patto, cioè ma io questo non ti so dire, io sai, in queste cose non lo so, io vedo quello che è quello che è, quello per che ora è non questo mi dà un'idea che rimane, e questa obiezione, questo insomma intorno a questo ruotano in effetti molti dubbi. Vorrei sapere che ne pensa Mussi di questa analisi. Ma Renzi e Berlusconi si sono visti più di Giulietta e Romeo. Sono mesi che si incontrano e ogni volta l'Italia intera sta lì a chiedersi: ma che si sono detti? Ma voi vi sembra ragionevole che il capo del governo e della maggioranza e il capo dell'opposizione si vedano periodicamente in una stanza con pochissimi testimoni, diciamo, Verdini, Letta, Guerini, è proprio una cerchia molto ristretta. E poi tutte interpretare, ma che cosa si sono detti? Ma quali sono i patti? C'è solo, sento ora Minzolini, ma è possibile che gli abbia dato le riforme costituzionali ed elettorali senza avere in cambio? Io trovo questo già, diciamo, già sulla soglia del grottesco. Poi, come diceva Agatha Christie, tre indizi fanno una prova. Per esempio, piccolo indizio, Minzolini ha pronunciato il nome Amato, mentre Esposito, in questo suo elenco dei nomi apparsi sulla stampa, Amato è una parola che non ha pronunciato, diciamo. Temo che sia un qualche indizio. Ma qual è un nome che piace a Sel? Prodi. Ripariamo così anche a un danno gravissimo che è stato fatto. Però quello dovrebbe essere, allora qui veniamo a un altro, vado dal cronista
che è Mario Lavia in questo caso, ma il nome di Prodi in realtà è stato molto forte sulla scena inizialmente, poi sembra essere uscito, a meno che non, mi pare questo poi, a meno che non sia un'operazione dei 5 Stelle che però adesso non vogliono fare. Sì, purtroppo il nome di Prodi è venuto avanti, perché poi in queste cose del Quirinale faccio una premessa di un secondo abbastanza poi risaputa. È stato fatto da me per primo, scusa. Cioè in queste vicende del Quirinale conta moltissimo non solo il nome, il profilo, ma come viene proposto, no? Prodi purtroppo per lui è stato proposto come carta politica, come l'antipolitica, come 5 Stelle, più la sinistra, Selle, cioè è stato messo sul tavolo proprio nel modo in cui lui non voleva, perché Prodi avrebbe voluto, ormai ne parliamo al passato, perché io penso che sia una candidatura che secondo me non c'è, insomma, lui avrebbe voluto essere proposto come l'uomo, diciamo, che chiudeva una fase, che era la fase della grande contrapposizione, l'avrebbe chiusa proprio l'uomo che era stato, diciamo, uno dei due poli, no? L'anti-Berlusconi, ecco. Proprio a lui sarebbe spettato il compito, diciamo, di, non dico della pacificazione come dicono loro di Forza Italia, ma insomma quella di chiudere una fase. Questa era la teoria di Minzolini, questa è stata la teoria di Augusto, esatto. Ma vediamo, guarda, i giochi stanno ancora vincendo. Esattamente. Vediamo quello che avviene. Però è stata possibile. Proposta questa immagine, questa carta di Prodi, in modo, diciamo, molto unilaterale, secondo me sbagliando, facendo un danno a Prodi, di fatto affossando la sua candidatura. Lavia, perché... ma Prodi perché... è stato bruciato dai 101 del PD un anno e mezzo fa, Ecco, il riproporlo con quella logica lì, con quello spirito lì, diciamo, di contrapposizione, di rievocazione di un problema che c'è stato 2 anni fa, è proprio la maniera sbagliata. È proprio la maniera sbagliata, cioè dire io lo ripropongo perché così vi emendate dell'eroe 2 anni fa, è proprio la maniera sbagliata. Perché se 101 non l'hanno votato 2 anni fa, non vedo perché dovrebbero rivotarlo oggi, tanto più se viene proposto in questa chiave polemica e non di pacificazione, di chiusura di una fase di contrapposizione. Quindi secondo me per queste considerazioni il nome di Prodi, secondo me non c'è più, o comunque ha moltissime difficoltà. Però faccio anche a te la domanda che facevo a Stefano Esposito e agli altri. Qual è il profilo che può ricompattare un PD dove la minoranza è divisa in questi rivoli? Guarda, è di difficile gestione. Secondo me la minoranza... Perché Renzi può chiudere un patto con Bersani, ma non è detto che un'altra corrente sia d'accordo con questo. Secondo me non c'è nessuno esponente del PD che abbia l'unanimità del PD. Questa è la situazione. Quindi è quello che ha meno defezioni, meno franchi tiratori. Bisogna vedere quello che ha meno problemi. Quindi è indispensabile, diciamo, una convergenza di Bersani su un nome perché proposto i numeri più... che non ha nulla a che fare, secondo me, Bersani, Speranza, con invece posizioni come quelle di Fassino, peggio ancora di Civati, che sono ormai posizioni sulla soglia, no? Come diceva anche Muzzi. Anche se una domanda è d'obbligo sul ruolo di Bersani, Gotor, che ha presentato quegli emendamenti divisivi, è una delle persone più vicine a Bersani. Ma è chiaro che loro lavorano ai fianchi. Pensare che Gotor abbia fatto un'azione così dirompente senza il placet di Bersani... Sì, però il Presidente della Repubblica bisogna farlo, siccome bisogna farlo, è meglio, diciamo, che si venga subito, diciamo, a miti consigli, a cercare una soluzione. Perché non è che si può pensare di ripetere la scena di 2 anni fa. Quindi io penso che un profilo, io dico la mia opinione, un profilo politico forte, e quindi non un tecnico, una persona per quanto autorevole, ma comunque di secondo piano, penso che un leader politico forte che viene dal PD, che è del PD, e io dico esplicitamente con il nome di Walter Veltroni, secondo me può essere una soluzione in grado di ricevere, di ricevere un buonissimo numero di voti dei grandi elettori del PD. Allora, visto da Udo Gumpel, non dico dalla Germania perché sennò sembra, no, diciamo da un corrispondente illustre di peso e che fa delle domande anche la Merkel. Io non riesco a illustrare al nostro pubblico lotta per il Quirinale, perché solo raccontare le defezioni in lotta all'interno del PD chiede una laurea specialistica, e io sono convinto che, e queste sono veramente le lotte sulla soglia di uscita, e c'era veramente una lotta molto personale di avere visibilità, come ha detto il mio collega qua dell'Europa,
dell'Europeo, scusami. Europa. Allora, anche se Sperando che si riapra, speriamo sempre per i colleghi giornalisti di poter continuare il mestiere. Grazie. Che è una preludia ad una campagna elettorale diversa, ed è, sarebbe solo onesto. Scusate, io magari provengo da un'altra storia, quando uno è per mesi pubblicamente in disaccordo con la linea del proprio partito, quando si mette in Senato a dire il mio partito è la frutta, dovrebbe essere portata alla porta da quel partito. Nel SPD, per esempio, nel Partito Socialdemocratico c'è una procedura molto semplice, perché è un partito normale, no? Sai, con gli iscritti, con delegati, con congressi, con votazioni interne, così come classico, insomma, no? E questo partito, io vi giuro, sono successe cose simili in Germania. La sera stessa delle dichiarazioni, gli iscritti di quel partito, della sezione alla quale era iscritto quel politico, anche molto famoso, hanno chiesto l'espulsione. Si è andato davanti alla Commissione Centrale di Garanzia, ha deciso nell'arco di un mese quella persona era fuori, perché naturalmente sapeva benissimo, con una dichiarazione di quel genere era fuori. Mussi spera nell'arrivo di quella gente, però io credo che in Italia politicamente hanno molto poco sex appeal, no? Questo criterio Renzi sarebbe stato subito espulso dal PD quando ha fatto la campagna per rottamare i suoi dirigenti, o sbaglio? Ma Mussi, perdonami, il partito è alla frutta, ha detto noi dobbiamo cambiare classe dirigente, e secondo me quello che io osservo è la prova della correttezza dell'affermazione che erano da rottamare molti dirigenti, perché se sentiamo, uno non sa comportarsi all'interno del proprio partito in una maniera decente, aderente alla maggioranza e minoranza, ci sono delle leggi democratiche non scritte da rispettare, e credo che Minzolini non abbia mai detto di voler tenere a Cesano Boscone il presidente del suo partito, no, mai. Vero? Mai. Anche se ha molto sex appeal naturalmente da Kojak, però sta bene all'interno del suo partito, rispetta le leggi del suo partito al suo interno, senza condividere la linea politica. A Mussi piaceva l'idea del partito SPD, così, con tutte le sue cose, i congressi, gli iscritti, eccetera. Soprattutto era quel lato lì che piaceva a Mussi, secondo me. Sì, no? Per esempio nell'SPD non si fanno primarie per eleggere il segretario del partito, aperte a tutti gli elettori. Non so, per dirne una normale. Sì, allora, d'accordo, Mussi, per me è una cosa importata, senza capo né coda, perché hanno comunque importato. Governa la Merkel, non dell'SPD, dice osserva la via. Però se io volevo andare una cosa veloce, perché volevo sentire Stefano Esposito anche un'autocitazione. Prego. Quando annunciai che non aderiva al PD, dissi: quello che state formando, più che un partito, sarà un groviglio di correnti in lotta tra loro, ciascuna legata ad un notabile. Mi pare che la previsione era abbastanza azzeccata. Io, prima di tornare sul tema di cui stiamo parlando, vorrei dei lanci di agenzia molto interessanti e anche forti a proposito delle parole che ha pronunciato il presidente della Corte di Appello di Milano all'inaugurazione dell'anno giudiziario che c'è in questi giorni. Canzio ha detto, è mia ferma e personale opinione, che l'audizione di Napolitano, quella per il processo Stato Mafia, fosse evitabile, che questa dura prova si poteva risparmiare al Capo dello Stato, alla magistratura stessa e alla Repubblica Italiana. Ci sono altre, è una dichiarazione sicuramente ovviamente polemica nel giorno dell'inaugurazione dell'anno giudiziario, perché è contro altri giudici, anzi contro i magistrati PM di Palermo, e addirittura Canzio poi aggiunge che un momento soltanto che lo devo ritrovare, eccolo qui, che è vero che i PM sono esposti al rischio, ma i giudici sono isolati, e quindi ecco qui un chiaro riferimento al caso relativo alle misure di sicurezza predisposte nei confronti del PM Nino Di Matteo, sostituto della Procura della Repubblica e componente del PUL che sostiene l'accusa nel processo sulla trattativa Stato-Mafia, contro cui Cosa Nostra avrebbe progettato un attentato. Questo si coglie nella, scrive l'agenzia AGI, si coglie nella relazione inaugurale dell'anno giudiziario del Presidente Reggente della Corte di Appello, questo invece è Vito Iva Marino e non è Canzio. Non si può sottacere che la indubitabile, contingente e pericolosissima esposizione al rischio
di taluno dei magistrati della requirente finisca per isolare e scoprire sempre di più i magistrati della giudicante. E quindi, insomma, questo è il clima in cui viene inaugurato l'anno giudiziario tra Milano e Palermo. Allora, Stefano Esposito. No, volevo chiederle a proposito, anche se vuole commentare questo naturalmente, però volevo chiederle sempre sulle su come andrà avanti adesso il percorso, l'abbiamo sentito dalle parole del vice segretario Guerini, però come funziona? Ci sarà anche un incontro, un faccia a faccia con Bersani, come andrà avanti Renzi in questo tentativo di ricompattare il partito? Ma come dicevo prima, io credo che i passaggi di lunedì con i gruppi di Camera e Senato siano preliminari. Non credo che lunedì noi avremo particolari elementi aggiuntivi, credo che vengano per ascoltare, se ho capito bene, verrà tutta la delegazione che si è definita in direzione. E poi evidentemente saranno abbastanza decisivi gli incontri con le altre forze politiche e io mi auguro che ci sia tra questi incontri anche un confronto tra Renzi e Bersani, perché come dicevo prima io sono particolarmente fiducioso che un incontro di questo tipo possa produrre sicuramente una scelta condivisa. Poi vedremo cosa succederà all'Assemblea dei Grandi Elettori, io l'ho già vissuta l'esperienza del Capranica, mi auguro che ci sia una discussione molto più approfondita e ci siano meno standing ovation come è successo nel caso Prodi, che poi hanno segnato, abbiamo visto, un disastro. Vorrei solo dire una cosa rispetto alle questioni relative all'azione di alcuni dirigenti del partito. Io ho grande rispetto per Fabio Mussi, perché peraltro ero a quel congresso e lui sa perfettamente di aver fatto una scelta insieme ad altri lo ha portato, diciamo, a far dar vita da un'altra esperienza politica, a confrontarsi. E ci si perdeva le poltrone, non si guadagnavano. Te lo riconosco, guarda Fabio, non ho dubbi, lo riconosco e ho grandissimo rispetto, tant'è che la mia polemica molto forte nei confronti di Civati e anche di Fassina, soprattutto per quanto riguarda Fassina, siccome non ho grande stima, io credo che quando sei di fronte ad una scelta come questa, tu non possa altro che rendere dignitosa la tua storia politica, facendo un passo fuori dal tuo partito, evitando di utilizzare il partito, che pure ti ha dato molto, come strumento per una campagna tua personale che danneggia drammaticamente tutti gli altri. Questo è il punto. Io lo dico perché mi sorprende un po' che ci si concentri magari su un aggettivo che viene utilizzato e che non si guardi alla pesantezza e alla durezza quotidiana con i quali questi dirigenti attaccano, ma non Renzi, non è un problema di Renzi, è un problema che colpiscono anche i tanti, tanti militanti che noi ancora abbiamo. E concludo dicendo questo, quando Renzi ha fatto la battaglia sulla rottamazione, io non ho mai votato Renzi in tutte le partite, ma stiamo parlando di fasi congressuali, di fasi legate a percorsi di primarie. Qui le primarie le abbiamo fatte, le abbiamo perse, parlo per me. E bisogna accettare la sconfitta, non è che diventa un congresso permanente, anche perché una minoranza che vuole diventare maggioranza, vuole ritornare ad essere maggioranza, non, se si comporta così non ottiene neanche il risultato di essere credibile. Ci fermiamo ancora per la pubblicità, fra poco. Perché mi chiedi? Allora, c'è un nome che era stato fatto da Augusto Minzolini proprio, almeno secondo alcuni retroscena giornalistici, ma mai smentiti, e cioè quello del giudice costituzionale Ugo De Siervo come candidato, perché è anche molto vicino a Renzi, perché anche suo figlio ha fatto parte delle renziani della prima ora, della Leopolda, eccetera. E, volevo sapere, qui De Siervo scrive oggi sulla stampa e no, sul Colle serve un politico, quindi chiamandosi fuori Minzolini, intanto è un altro nome che anche Prodi possiamo depennare. Anche Prodi dice la stessa cosa. Beh, però lui dice proprio, non è, insomma... Se tu lo chiedi ad Amato dirà no, c'è bisogno di un... Però nessuno, è la liturgia, non dice, è rituale, cioè, diciamo, delle elezioni. Ma chiunque Prodi non candidato... ha detto serve un giudice costituzionale, non io. Ma non è un giudice costituzionale, lì il personaggio De Siervo è
particolare, nel senso un personaggio autorevole che ha avuto un ruolo di un certo tipo. Noi siamo partiti all'inizio che addirittura c'era chi era, Renzo Piano, o altrimenti abbiamo pensato a Muti, quindi immagino, cioè, credo che da questo punto di vista... Quindi non lo possiamo depennare? Io in questo momento non depennerei nessuno. Nessuno. Allora, però l'obiezione che deve essere un politico, Mario Lavia... Insomma, secondo me, però, il Presidente, della Repubblica . È un ruolo super politico. In teoria è bene che lo faccia un uomo politico, secondo me anche in pratica è meglio che lo faccia un uomo politico. È la mia opinione, però, detto poi, penso che questo sarà, alla fine sarà così. Mussi, quali sono, da conoscitore anche dei meccanismi del Parlamento, anche se in questo momento non c'è lei, però insomma come si potrà orientare questa partita? Ed è giusto dal punto di vista di Renzi in questo caso partire magari con scheda bianca, o deve fare un nome per evitare le trappole? 1-2x, diciamo. 1-2x. Sì. Renzi aveva detto che avrebbe aspettato prima la quarta votazione, poi che avrebbe fatto un nome alla prima, non so immaginare. De Siervo è un nome di un uomo sicuramente di valore, non sarebbe elegantissimo perché è stato il professore di Renzi. Però volevo dire ancora una parola ad Esposito, che ringrazio delle buone parole che ha avuto verso di me, invitandolo, insomma, Fassina, che Civati, Fassina e reprobi, un po' alla prudenza e alla tolleranza e alla temperanza, che sono tra l'altro virtù teologali, perché, insomma, Esposito, ho visto Finocchiaro di nuovo lì, ma Renzi ha messo la Finocchiaro alla berlina per la spesa all'IKEA con la scorta, cosa della quale la Finocchiaro era incolpevole. Dopo le elezioni del 2008, il segretario del partito Veltroni, che prese 12 milioni di voti, più di quanti ne ha presi agli europei Renzi, era la disgrazia, e Franceschini la vice disgrazia. E Bersani ha avuto modo di dire contro di me il metodo boffo, cioè dall'interno del PD la diffamazione organizzata. E D'Alema ha avuto modo di dire che Renzi è agli ordini del leader della maggioranza della parte avversa, che in guerra sarebbe alto tradimento. Cioè, insomma, il PD non è il tempio dell'amore fraterno, ecco. E quindi suggerirei ora di non fucilare sulla pubblica piazza Fassina e Civati. Ci vuole un po' di tolleranza, anche se la vedo il PD come una grande pentola a pressione con la valvola tappata, con il fuoco acceso, dubito che riesca a tenere insieme tutto. Sì, io non mi auguro semplicemente una scissione per avere due voti in più per Sel. Mi auguro che rinasca in Italia una sinistra politica autentica che possa dare un contributo al cambiamento vero dell'Europa. E c'è questo spazio, secondo lei, Mussi, per questa sinistra? C'è più facilmente questo spazio se lo schema è quello del partito del Nazareno, come ha detto qualcuno? Il partito del Nazareno è una cosa che guardo con viva inquietudine, diciamo. Non vivissima. Con la speranza che questo apra uno spazio a sinistra? No, vivissima inquietudine, perché un nuovo supergruppo in cui ci siano i due poli sostanzialmente riuniti nello stesso campo magnetico, Berlusconi e Renzi, lo vedo come sostanzialmente, come posso dire, un incubo? Ecco, un incubo. Ma io penso che ci sia spazio per una sinistra, sì, lo penso. Nessuno avrebbe scommesso su Tsipras, Syriza, in Grecia. L'Italia non è la Grecia, è un paese che ha un'altra storia, un'altra tradizione. Però non mi sono mai rassegnato alla scomparsa persino del lessico, parola sinistra, dal panorama politico italiano. Esposito,
E poi sì, poi vuole dire, lo vedo anche Mario Lavia, però voglio sentire Stefano Esposito su questo, che poi in realtà è la questione della mutazione genetica, come l'ha chiamata Cuperlo, del PD, e se secondo lei comunque fa parte delle strategie di Renzi. Adesso qui ho l'Espresso di questa settimana, Matteo Renzi rischia tutto, strategia del Premier per costruire le alleanze del futuro, la tesi dell'Espresso con Silvio Berlusconi. No, io non credo, e devo dire, trovo anche ormai abbastanza stucchevole questo continuo affiancare Renzi a Berlusconi, il PD a un'indistinta Forza Italia. Voglio dire a Mussi che io naturalmente non voglio fucilare nessuno, però vorrei che questo partito venisse tenuto insieme da poche regole certe e condivise. Naturalmente può darsi che io sia un dinosauro nell'immaginare che una minoranza fa la battaglia politica leale fino in fondo, ma poi quando si arriva alla conclusione si prende atto di qual è la maggioranza. Penso che ci vadano delle altre regole. Non credo che faccia bene però continuare a dipingere il Partito Democratico come un partito che ha una deriva a destra, non solo perché la cosa è falsa, Mussi, ma perché credo che all'interno del Partito Democratico in questi mesi di governo si siano messi in campo molti contenuti che hanno portato anche a provvedimenti di governo che sono di sinistra. Io non credo che il problema... Devo proprio interrompere, chiudo dicendo, mi dispiace, che il problema non è la parola ma i contenuti. Grazie. Mutazione genetica in 20 secondi per Mario Lavia. No, secondo me il Partito Democratico è un partito di centrosinistra, è entrato nel Partito Socialista Europeo con la direzione di Renzi, per cui rimane io non lì. Vedo il rischio di uno scivolamento a destra. Allora, concludere la trasmissione perché il nostro tempo è finito, però prima di concluderla vorrei segnalare un'iniziativa molto importante della COPI, ed è un'iniziativa contro la malnutrizione dei bambini. Si può donare al numero 45509 dall'11 al 24 gennaio, lasuasperanza.org, ecco, lo state vedendo il numero, e naturalmente è una bellissima iniziativa. Grazie ai nostri ospiti per essere stati con noi. C'è Gumpel che voleva dire una cosa, ma non facciamo proprio in tempo sui alla posti prossima. Di lavoro in Germania, ma alla prossima. Coscienza. Anche perché lo rivediamo. Grazie a tutti, e adesso c'è Coffee Break con Tiziana Panella.